Salve Marco, salve, questa è una struttura, siamo dentro una struttura meravigliosa, tra l'altro ci abbiamo già registrato con il popolo qui, che si trova ad Acuto, sotto Roma, in provincia di Frosinone, giusto? Giustissimo. Tu ne sei custode? Da quanto tempo ne sei custode? Ne sono custode da una ventina d'anni ormai. Ma è della tua famiglia? È della mia famiglia, è una pietra che conosce bene i miei antenati e questa pietra, ecco, ha tramandato questo movimento interiore di generazione in generazione, arrivando a me e a mio fratello Alex, che non c'è in questo momento, ma che c'è presente. C'è presente, sempre presente. Questa struttura sta
assaporando la comunità. Quindi qui si sta manifestando la vera natura dell'uomo, la comunità. E questa comunità ha ospitato la mostra di Rossella Caglioli, che è un'artista eclettica, direi, l'ho conosciuta attraverso Marco, che nei periodi in cui ha esternato la sua creatività è passata dal paese, quindi dal riprodurre i momenti magici del paese, quindi i momenti di vita quotidiana, a quello che vediamo qui dietro noi, quindi le ceramiche, quindi la sperimentazione materica, per arrivare poi alle opere che sono nella seconda sala, animiche, oserei dire animiche. Ci parli un po' invece dell'artista che possiamo vedere, possiamo ammirare, ci parli un po' di tua madre. Chi era tua madre? Chi era la donna Rossella? La donna Rossella che ho imparato a vedere anche proprio come donna, al di là di quello che può essere un ruolo affettivo, è stata una donna che è riuscita a portare e a sperimentare quel mondo interiore, è riuscita a rapportarlo con ciò che vedeva e con quello che era la percezione per lei reale nelle sue opere, attraverso tutto un percorso. Una donna capace di vedere e di stare insieme alla gente, con la gente, percependone le emozioni che quelle genti riuscivano a creare in momenti particolari, momenti semplici, momenti tratti dalla quotidianità, in un aspetto di quella che è stata la sua opera. E lui è riuscito a creare questa fotografia. Ed era una donna sensibilissima, e questo si vede, quasi ovvio. Ma con uno sguardo all'oltre. Dunque questa capacità di riuscire a vedere quegli aspetti che vanno oltre il termine che descrive meglio. Non sempre facilmente, cioè non sempre facilmente nel vissuto quotidiano. Certo, perché era una donna che viveva costantemente a cavallo di due realtà, o di più realtà, lo scopriremo poi nel tempo. Mi viene da dire, perché io ho avuto l'onore di partecipare all'allestimento di questa mostra e ho avuto anche l'onore di vedere arrivare la gente del paese e quindi ho ascoltato i loro racconti, e questo è emerso fortemente dai racconti del popolo che entrava e che, diciamo, la ricordava in mezzo alla gente. Quindi mi hanno trasportato in quel momento in cui lei era all'interno della comunità. E un'altra cosa mi ha colpito, che hanno detto che lei sapeva raccontare le cose. Quindi quando lei raccontava le cose, tutti stavano in silenzio ad ascoltarla, perché sapeva tante cose. Questo mi hanno detto. Questo è un aspetto che gli facevo notare anch'io. In quanto quando doveva descrivere qualche cosa, non si limitava a descriverla, ma la raccontava. Creava una narrativa su quello che stava descrivendo. E questo coinvolgeva. E aveva quella capacità estremamente empatica di far sì che in questo racconto chi l'ascoltava si potesse immedesimare. Questo è passato molto forte dai racconti, è passato molto chiaro, la ricordavano tutti, e ricordavano questa bellissima signora, sempre molto elegante, con la sua attrezzatura che girava per il paese, e non ha girato però soltanto il paese. Da questo catalogo, diciamo, che abbiamo utilizzato un po' per raccontare la sua storia, tua madre è conosciuta, ha avuto tantissimi premi già dagli anni 70, dal 77, e ha conosciuto tanti uomini, diciamo, conosciuti, famosi, famosi,
Qui vedo addirittura Carlo Guitila, quindi è stata apprezzata non solo dalla gente, ma anche dall'ambiente artistico. Quindi come si vive con una mamma così, così presente, diciamo? Allora, a differenza di quello che a volte si ascolta dai racconti di figli di personaggi conosciuti, la mia vita con mia madre è stata una vita semplice sotto questo punto di vista, perché come hai menzionato, avevamo casa piena di targhe, riconoscimenti, coppe, tutto articoli di giornali che mia madre poi utilizzava per bloccare le porte in caso di correnti d'aria. Dunque, la parte bella è che quello che tornava indietro, quel feedback per la sua arte, non era tanto motivo per lei di una gratificazione particolare, nel senso che ovviamente era importante, ma non era qualcosa che la condizionava, ma minimamente la condizionava. Dunque viveva e agiva secondo quel fare di quella vena artistica, di quell'aspetto propositivo, ispiratorio, tutto accompagnato e preceduto sempre da un grande sorriso. Era una donna che sorrideva tantissimo, apriva le porte sorridendo. Bellissima immagine stai dando, sì, di tua madre. E ti domando ancora, sempre su tua madre, visto che stiamo facendo un po', no, la conoscenza della donna, hai un ricordo di quando eri piccolo con lei, dove ti ha trasmesso quel principio, quella creatività, e te l'ha trasmessa in maniera che poi ti è rimasta e ti rimarrà? Allora, diciamo, identificare un momento specifico è un po' difficile, in quanto sono nato all'interno di quel flusso, e quindi per me era qualcosa di naturale. Conosciuto. Quello che ho imparato poi nel tempo anche a riconoscere nel mio agire era la capacità di saper vedere attraverso quella lente che mia madre mi ha offerto con l'esempio, con cui poter vedere e osservare la realtà. Dunque vedere quella realtà anche colorata in un altro modo, e non soltanto dal punto di vista artistico, tecnico, ma quella capacità di socchiudere gli occhi e percepire quelle frequenze di colore che caratterizzano oggetti che normalmente invece sfuggono all'attenzione, non richiamano l'attenzione perché l'occhio è abituato a vedere altro, mentre invece attraverso quella modalità che io ho acquisito in maniera naturale, ho imparato a vedere l'oltre, non l'altro, l'oltre, che è una direzione differente. Molto bello questo, molto molto bello. E anche tu sei un artista, quindi anche la vena artistica di tua madre è passata attraverso carne, ossa e sangue e anima, anche a te. Quindi, allora, questa donna che ha girato anche il mondo, perché ha fatto anche mostre d'arte oltreoceano, San Francisco, Los Angeles, che è venuta a mancare poco tempo fa. Non ti domando se ha lasciato un vuoto, perché è chiaro che lo ha lasciato, è chiaro, è chiarissimo che l'ha lasciato, ma si è anche unita a un uomo altrettanto artistico, perché io vorrei dire due parole anche su tuo padre, perché l'omaggio è a tua madre, ma vicino aveva un uomo, anche lui, con una forte vena artistica, di cui magari nel tempo troveremo uno spazio per far conoscere. Il rapporto tra tuo padre e tua madre? Beh, basti dire che si sono conosciuti nel periodo dell'Accademia, nel periodo dell'Accademia artistica, ed erano entrambi accomunati da, ma un po' tutte le generazioni che mi hanno preceduto, anche i nonni. Dunque con mio padre subito c'è stato questo connubio, questa affinità, che veniva vissuta in maniera anche molto divertente. Perché una cosa, ecco, un altro aspetto che caratterizzava, e in realtà caratterizza tuttora la mia vita e questa sfera affettiva,
che ha cambiato soltanto percezione nel visivo. Dunque, quando tu hai detto ha lasciato un grande vuoto, sì, perché fisicamente c'è questo vuoto, c'è questa assenza di corpo, ma non posso dire altrettanto dal punto di vista proprio di percezione della presenza dello spazio, perché si sente, e non si sente soltanto a livello personale, dici, sai, molte volte dici, sai, ti è intorno, no, si sente, è quasi tangibile. Dico che anche io la percepisco e l'ho percepita molto chiara anche durante, quasi un suggeritore, diciamo, sottile, quindi si sente molto. E tornando a mio padre, questa affinità era intanto sul senso artistico, dunque su quel tipo di sensibilità, sulla modalità anche ironica e divertente. Mio padre era un giornalista aeronautico, e è stato anche un vignettista, e poi si è, diciamo, specializzato, ma quella perché era una passione che aveva fin da bambino, nel settore aeronautico. Dunque è stato un disegnatore di aeroplani, ha scritto tanti libri sulla storia dell'aviazione, l'enciclopedia dell'aviazione, e quindi, diciamo, su un altro genere per quanto riguarda la parte un po' più tecnica. Però io so che da giovani partecipavano anche e collaboravano a come si chiamavano, degli almanacchi con delle vignette, perché entrambi erano comunque vignettisti. Mi diceva tuo fratello addirittura Maria Rosa, quante cose sai far tu, l'ha disegnata tua madre. E poi anche come scenografie per alcuni set televisivi, con il buon gusto, insomma, era perché l'immagine lei sapeva cogliere, e dava comunque un modo differente anche di portare la vignetta o di portare, capite, il fumetto o l'immagine fumettata. Donna sicuramente eclettica. Sì, veramente poliedrica. E ha offerto, questa è una cosa, una caratteristica simpatica, anche quando facciamo qualche passeggiata o la sera, l'estate, dunque c'era tanta gente in giro così, ci si fermava a guardare, magari richiamare l'attenzione, perché una roccia, questo è un paese che si fonda sulla roccia, ecco, la possiamo vedere, ed è una roccia particolare perché offre tante immagini, tante figure, e anche camminando si accorgeva di qualche cosa e mi diceva, la vedi? E io la vedevo quasi subito, ma coinvolgeva da lì a poco anche i passanti. E dunque si trovavano questi gruppi di gente ferma, cercando di interpretare le rocce, e da lì, che era stato un semplice spunto, ognuno poi cominciava a vedere altre cose. E dunque c'era questo concatenarsi, questo innescare quella visione alternativa. Iniziare. È stato, sì, è stata una donna che, secondo me, iniziata già lei, e che ha offerto anche motivi, così diciamo, anche di iniziazione artistica, e ha acceso scintille d'arte in molti, secondo me. Beh, direi che è stato un grande onore conoscere te, tuo fratello. Non ho conosciuto tua madre, però attraverso i vostri racconti e attraverso i racconti della gente, e soprattutto attraverso le sue opere, e diciamo metterle un po' anche così in rilievo rispetto a, no, alla stanza dove erano tutte. Io mi auguro che questa mostra rimanga così com'è, a disposizione della cittadinanza, della popolazione di questo luogo, e anche di tutti quelli che vorrebbero poi conoscere non solo l'artista ma anche la donna. L'idea, insieme a mio fratello Alex, è proprio quella di continuare alternando anche le opere, perché adesso abbiamo in questa prima esposizione fatto una selezione. Certo. Anche per offrire la possibilità di poter entrare nell'opera senza tante distrazioni esterne, cioè dare ad ogni opera il suo spazio e il suo tempo per essere osservata, contemplata. Per essere contemplata, esattamente. Quindi alterneremo queste opere. Bene. Con la possibilità anche poi di dare anche un minimo di spiegazione, qualora necessiti, perché poi l'arte
si spiega da sola, dunque non sì. vorrei neanche mettere, come dire, in bocca parole all'arte di mia madre, che lei già comunque ha saputo già esprimere con le sue opere. Assolutamente sì, poi sono delle opere che non hanno neanche necessità, ma quelle della seconda stanza, quelle più animiche, hanno veramente, aprono finestre su migliaia di interpretazioni, ognuno le vede e le osserva dal proprio punto di vista, e questo è la prova della creatività e dell'arte che si esprime. Sì, in quegli anni, quando mia madre cominciò a disegnare e a dipingere con quello stile là, la critica del tempo la dominò con un termine particolare, che poi vedendo i quadri si capisce, e che è il movimento lancista. Lancista. Queste immagini, queste figure forti ma delicate, profondamente animizzate nel movimento e nelle frequenze di colore, sono riconoscibili, sì, non sono fraintendibili, non sono associabili. No. È stato un genere che è nato lì e lì è rimasto e ha mantenuto quel tipo di caratteristica e anche di modo di portare un messaggio, ma più che messaggio è una visione, perché lei non portava messaggi, lei portava visioni e offriva qualcosa che facesse riflettere sul quotidiano, su quello che era la percezione. Dunque non era il messaggio, che allora uno lo acquisisce e dice ok, questo è il messaggio, è chiaro, di Rossella Caglioli. No, lei non offriva messaggi, lei offriva una visione alternativa. Anche col colore, devo dire, ha saputo giocare fortemente proprio per portare, è come avesse aperto una finestra, esatto, da cui poi ognuno liberamente poteva affacciarsi e scoprire questo suo mondo, come tu dicevi, parallelo, ma poi in realtà credo che convivesse nello stesso punto. Sì. Anche dai racconti, insomma, che ci hai fatto. Ti ringrazio tanto, Marco, di questa visione di questa donna meravigliosa. Grazie a Rossella e alle sue opere, e grazie al popolo che le osserva.